L'altra parte della storia. La storia scritta dalle donne, raccontata attraverso le sue protagoniste. Le vite straordinarie e intense delle figure femminili del Novecento che hanno saputo toccare i cuori e suscitare l'ammirazione del mondo. Donne nel mito. What happened? The Jews for 2,000 years were homeless. And there were many countries, but no country that had its religion, that had its language, that had its history, that had its way of life. We were in some countries very well received, not in all. But we were strangers really all over. Queste sono le parole di Golda Meir, la madre riconosciuta dello Stato di Israele, la prima donna ad aver avuto il coraggio di affrontare la delicata leadership di uno Stato giovane e turbato costantemente da guerre e attacchi di ogni sorta. Nata nel 1898 a Kiev, in Ucraina, Golda Meir emigrò all'età di 8 anni negli Stati Uniti. Nel 1921 decise di stabilirsi in Palestina per cercare di collaborare attivamente alla causa del suo popolo. Arrivata nella sua terra, entrò a far parte di un kibbutz, rivoluzionaria forma associativa volontaria di lavoratori, un contesto cruciale per lei, in quanto fu quello in cui ricevette la sua educazione politica. Entrata nel Partito Laburista, seppe ben presto divenire un punto di riferimento per il movimento sionista che si adoperava per la causa del futuro Stato di Israele. Fu così che nel 1948 Golda Meir si presentò da protagonista alla storica firma dell'indipendenza di Israele. Il ruolo di primo piano da lei acquisito venne confermato l'anno successivo, quando venne inviata a rappresentare come ambasciatore il suo popolo in uno stato non certo amico come l'Unione Sovietica. I successi ottenuti nella sua esperienza in terra sovietica la portarono a diventare il fulcro della diplomazia israeliana. Israele si affidò a lei dal 1956 al 1965 come ministro degli esteri. Apprezzata negli ambienti politici, sempre più amata dal suo popolo, Golda Meir nel 1969 divenne primo ministro di Israele. Fu così che si trovò a gestire in prima persona i delicati rapporti con gli stati vicini. Every time we hear a good word from any leader from an Arab country, we are encouraged. I only hope he goes through with it. Well, we're prepared to make peace with anyone. Fu proprio grazie a uno stile dialettico improntato a un sempre sobrio e inflessibile rigore che la Meir riuscì a convincere i suoi interlocutori della bontà delle sue intuizioni politiche. My friends, it is these three very, very simple, elementary principles. Do everything for peace. Do everything so that Israel is strong. Remember always the one power that we can really depend upon for our defense when it is necessary to defend ourselves is Israel itself. When I say Israel itself, it means Israel itself. Proprio mentre i suoi sforzi erano orientati al raggiungimento della pace in Medio Oriente, accadde un evento che avrebbe segnato duramente la sua esperienza politica. È il 5 settembre 1972 e in quel momento sono in corso i Giochi Olimpici di Monaco. All'alba di quel giorno un commando di terroristi palestinesi irrompe nel villaggio olimpico e sequestra 11 atleti israeliani. Lezari Arav, Ani Shuv, Schanim Sol Le Knesset, Sobao, Hamura Mod. בערב בשעה 4:30 לפנות בוקר חדרה חוליית מחבלים ערבים חמושים בתת מקלעים, אקדחים ורימוני יד אל הביתן הישראלי בכפר האולימפי במינכן. 9 ספורטאים ישראלים, אולי גם 10, עודם מוחזקים כבני ערובה בתוך הביתם. 2 di loro vengono subito uccisi mentre tentano di reagire ai terroristi. Dopo 20 ore di trattative e di angoscia, il sequestro si conclude tragicamente con la morte di 5 sequestratori, 2 uomini delle forze dell'ordine e di tutti gli ostaggi. L'eccidio di Monaco lasciò l'intero Stato di Israele sotto shock. Pronto fu anche il sostegno dell'alleato più importante dello Stato ebraico. She could expect total cooperation from the government of the United States in any way that would be helpful. È il preludio alla nascita della lista di Golda, il piano preparato dal suo governo per colpire i responsabili della strage e rendere giustizia alle vittime di Monaco.
Un piano molto discusso, perché avrebbe in seguito colpito, oltre ai responsabili, alcuni innocenti. And we know that giving up means death. Means destruction of our sovereignty and physical destruction of our entire people. Against that, we will fight with everything that we have within us. Concluso nel 1974 il suo quinquennio da primo ministro, Golda Meir si ritira a vita privata. Dopo 12 anni di silenziosa battaglia contro la leucemia, l'8 dicembre 1978 Golda Meir si spegne a Gerusalemme. Un solenne funerale di Stato la accompagna nel suo ultimo viaggio. Well, she was tremendously human. Very stubborn, very sentimental, very passionate, very courageous. She had all these qualities. She sort of acted as the mother of her people. So it was tempestuous to deal with her, but also tremendously rewarding.